In compagnia del suo dolce Naco, Cecilia apre il suo cuore e racconta di alcune paure che l'hanno tormentata. La storia tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è stata una delle più discusse e commentate di questa edizione del Grande Fratello VIP. La piccola Ceco ha varcato la porta rossa, non solo in quanto sorella di Belen Rodriguez, ma anche come fidanzata storica di Francesco Monte. La casa più spiata d'Italia è stata una prova per il loro rapporto, una prova indubbiamente terminata nel peggiore dei modi. Cecilia, durante questa magnifica esperienza, ha perso un amore ma ne ha trovato un altro. Stiamo parlando proprio di Ignazio Moser. Il giovane ciclista è riuscito a rubare il cuore della showgirl argentina, ma soprattutto, le ha dato quel coraggio che le mancava, per mettere un punto alla sua relazione con l'attore pugliese. Difatti, come ha più volte dichiarato Cecu, con l'ex tronista di Uomini e Donne, le cose non andavano più bene, la gelosia del giovane ragazzo opprimeva la sorella di Belen. Ignazio e Cecilia dopo il GFWP, ecco come stanno. Nonostante le critiche da parte dei telespettatori, i due giovani ragazzi hanno continuato a vivere la loro relazione d'amore, mettendo da parte i giudizi negati. Ospiti di Federica Panicucci a Mattino 5, sembrano essere davvero felici insieme. A causa degli impegni lavorativi non hanno la possibilità di viversi appieno, proprio come accadeva nella casa del Grande Fratello VIP. I momenti per stare insieme sono diminuiti rispetto a qualche settimana fa. Nonostante ciò, il loro amore sembra essere più forte che mai. Inevitabilmente si è parlato anche della parte lesa di questo triangolo amoroso, Francesco Monte. Cecilia, inaspettatamente, ha rivelato alcuni pensieri che l'hanno tormentata dopo la decisione di chiudere qualsiasi tipo di rapporto con l'ex tronista di Uomini e Donne. Le paure di Cecilia Rodriguez, questa giovane ragazza, apparentemente forte, ha rivelato a Mattino 5 alcune paure che l'hanno accompagnata durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello VIP. Cecilia ha rivelato che dopo la scelta di troncare qualsiasi tipo di rapporto con Francesco Monte, una sensazione che non si sarebbe mai aspettata di provare la tormentava ogni giorno. Cecilia ha dichiarato di aver avuto il timore di perdere tutti i suoi amici a causa della sua scelta. Infatti, molti dei suoi amici sono amici anche di Francesco Monte e quello che temeva di più è che questi le voltassero le spalle. A quanto pare, le amicizie della Rodriguez sembrano essere davvero solide, tutto è andato per il meglio. Dopo questa esperienza, oltre a trovare l'amore, la piccola Ceco ha capito su chi poter contare.